Professor Lupi, innanzitutto benvenuto. Grazie mille. È un ritorno il tuo all'Inter, nel senso, un ritorno di un frustalupi all'Inter. Tuo padre fece parte del gruppo del 70-71 che vinse il campionato con i Vernizzi, prima poi insomma di vivere una grande carriera, numero 10 del Lazio del 74, vinto il campionato, insomma, due scudetti nella sua storia, e quindi magistrali, un frustalupi c'era già stato in questo grande club. Mio papà insomma aveva giocato 2 anni qua negli anni 70 e insomma sono molto contento di essere arrivato anch'io all'Inter, anche se in un ruolo più marginale. Che tipo di emozioni ti suscita l'Inter, al di là di questa emozione familiare? Sicuramente è una bella emozione. Mi era capitato anche alla Sampdoria insomma di lavorare dove mio papà aveva giocato, e ora mi capita anche all'Inter, diciamo in una grandissima società, quindi sono molto emozionato e contento. Ruolo nello staff tecnico? Ma allenatore in seconda. Segui gli allenamenti, segui molto spesso consegni, dettami tattici di mister Mazzari ai ragazzi? Sì, diciamo che il mio compito principale durante l'anno sarà quello di studiare gli avversari, quindi il lavoro tattico sia della fase difensiva che della fase offensiva, quindi insomma questo è il ruolo principale. Poi insomma durante gli allenamenti l'aiuto di cui ha bisogno il mister in tutte le cose, diciamo. Abbiamo sentito che anche durante la partita hai dato tanti consigli ai ragazzi che si avvicinavano alla panchina e seguivano insomma ovviamente le parole del mister, ma anche le tue. Sì, no, penso che sia normale, giusto così, insomma, specialmente all'inizio di un'avventura con una squadra nuova, i ragazzi hanno bisogno insomma di consigli, faccio il mio ruolo insieme al mister, cerco di aiutarlo. La carriera del mister è andata sempre in crescendo, tu hai fatto parte per tanti anni di questa carriera, qual è, se esiste una qualità particolare che tu trovi in lui come vice allenatore, come allenatore, da vice allenatore, per la quale credi che abbia avuto tanto successo? Ce ne sarebbero tante, è un discorso lungo. Comunque credo che i giocatori apprezzino soprattutto la coerenza che ha il mister, sia nei comportamenti che nella gestione del gruppo, insomma il modo di trattare i giocatori. Insomma, penso che apprezzino il fatto di essere un uomo vero, insomma, che ha una parola sola. Poi di qualità, per essere arrivato a questi livelli, quindi vuol dire che ne ha tantissime. Penso un'altra cosa che mi viene in mente così è la sua, diciamo, pignoleria in ogni aspetto della gestione, della tattica. Diciamo che lui è molto meticoloso. Bravo, è molto meticoloso, pensa un po' a tutte le componenti, dalla gestione dello staff medico, dello staff dei magazzinieri, tutto quello della comunicazione, direi che è attento a tutto, e quindi queste sono le sue due prerogative, ma poi potremmo trovarne tante altre. Ti ringraziamo, ti facciamo un grande bocca al lupo perché tu possa insomma riportare uno scudetto come fece tuo padre nel 70-71. Speriamo, sarebbe una cosa grandissima. Ma insomma, mio papà, te l'ho già detto, mio papà era un calciatore, io insomma faccio semplicemente l'aiuto dell'allenatore. Sì, ma i corsi storici ci piacciono sempre. Ciao Nicola, grazie. Va bene, ciao, arrivederci, ciao. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...